Buonasera e bentornati a Gente che non è lei. Questa sera diamo il benvenuto ad un grande maestro del nostro cinema, Dario Ottone. Buonasera Dario. Ciao. Allora Dario, come sta andando il tuo nuovo film? Che film? Dracula 3D. Dracula che? 3D. E che? Il tuo film sul vampiro Dracula in tre dimensioni. Ma chi te l'ha detta sta fregnaccia? È su tutti i giornali. I giornali? Sarà una trovata di mia figlia Asia. Ma c'è anche lei nel film. Ma che si è messo pure a recitare quella matta? Da un bel po' ormai. Ma quindi tu non ricordi di aver fatto questo film? Ricordo e non ricordo. Ora che me ce fai pensare, mi ricordo che stavamo in un castello. C'è stava pure un americano, un mezzo matto che parlava sempre, ma io mica lo capivo. E poi? E poi c'era Asia che correva e gridava col succo di pomodoro spalmato sulla faccia. Quindi ricordi la lavorazione del film? Me ricordo che si mangiava, quanto si mangiava e l'americano beveva, quanto beveva. Hai intenzione di fare un nuovo film? Per forza. E come campo se no? E che film hai in mente? Mi piacerebbe anche a me di rilanciare il cinema de genere, quello degli anni 70 che hanno fatto grande il nostro cinema. Intendi un revival degli spaghetti horror dei tuoi colleghi Fulci e Bava? E chi sono? Ma no. Intendo quelli con Bombolo e Cannavale con le bonazze che fanno le infermiere o le poliziotte. Le commedie sexy. Quelle un po' zozze. Mi so stufato dei farì della gente coi mostri, i vampiri e i demoni. Duzinne, du scorregge il cinema italiano risorge.